Ciao a tutti ragazzi, qui Alec e oggi siamo qui per un video che spacca. Eccoci qui ragazzi, come avrete visto dal titolo, questo è un video in cui farò vedere un deck che ho usato da poco e che è devastante ragazzi. Dopo l'aggiornamento il Gigante Royale è un qualcosa di assurdo. Io ce l'avevo a livello 8, l'ho provato e devo dire che col domatore in coppia worka tantissimo perché è una combo devastante. Lui tanca un sacco e nel frattempo spara la torre, praticamente con range aumentato. Appena varca il confine, spara la torre non arriva a lui. Quindi in pratica lo devono per forza uccidere le truppe. Lui deve schierare qualcosa per ucciderlo. E mentre uccide lui, il domatore arriva a torre e comincia ad attaccare indisturbato. Praticamente, se li lasci andare, è torre sicura. Molto difficile da contrastare. Inoltre, questo mazzo, vedete, la scarica al 9. E la Fireball, quindi la scarica la ricaricate subito. Se vi scaricano, se vi mettono Goblin o scheletrini a contrastarlo per ucciderlo, con una scarica toglieli subito dai mezzo. E vi assicuro che quei due macinano veramente tanto. Voglio farvi vedere prima dei replay in cui ho fatto 3 stelle. In pratica, negli ultimi 3 attacchi ho vinti tutte e 3 con questo deck. E poi andremo a fare un attacco in live, perché sennò direi sempre che non attacco in live. Andiamo a vedere il primo replay. Andiamo subito a vederlo. Eccolo qui, ragazzi. Allora. Lui è un livello 7, ok, però nel senso subito domatore, sono partito subito domatore perché ragazzi appena ce l'avete mandatelo subito, ma senza supportarlo, al massimo con una scarica, se vedete che non conviene non buttate perché se sprecate troppo mano parte in contropiede e non serve a niente, mentre col mazzo questo qui che costa 3.5 che è abbastanza veloce, mandate il domatore, come vedete ha fatto mezza torre e poi avete comunque il mana per difendervi, lui non riuscirà mai a fare il danno che avete fatto voi, come vedete è andata bene, e abbiamo anche gli sgherri e il lanciere che adesso andranno a fare un altro pochetto di danno alla torre, che non è mai male. A questo punto lui è a metà torre da un lato, io ovviamente sono anche di un livello superiore, praticamente la partita è in mano mia, lui piazza l'estrattore, la fireball è essenziale per quelli che hanno l'estrattore o strutture perché serve proprio a indebolirli, lo vedi lui lo piazza, essenziale mandare subito la fireball, anche perché l'estrattore dopo l'aggiornamento l'hanno anche depotenziato perché hanno abbassato la vita, io qui ho fatto fireball e Gigante Royale. Come vedete ragazzi, Gigante Royale appena varca il ponte comincia ad attaccare. La torre lo hitta, sì, la torre lo hitta, anche nonostante hanno diminuito il range. Però guardate i danni che ha fatto e stava da solo ragazzi, stava da solo e inoltre state schierati barbari e cavalieri e principe che fanno male. A questo punto lui mette il mago e qui la torre sta in serio rischio, però riesco a difendermi bene con i Goblin Spear. Prenderò un casino di danno perché i barbari sono arrivati. Con la scarica limito i danni e la torre non la perdo. Però comunque rimane con un cazzo e lui praticamente ha pareggiato. Ora ho i due sgherri che andranno, i due lancieri che andranno più o meno a pareggiare il conto sulla torre. Difatti 3.30-3.99, stiamo lì. Parte di drago e bombarolo. Io a questo punto metto gli sgherri dietro al drago. Aspetto però che il drago hitta la torre. Questo perché? Perché se no appena li schiero lui me li shotta subito. Invece prendo un hit, però almeno non la torre non la prende. Gli sgherri arrivano a torre, prendono l'altra torre. Con la fireball indebolisco subito l'estrattore e rientro in partita. A questo punto cosa succede? È un errore classico. Lui deve finire quella torre. E sicuramente la finisce con un qualcosa che sprecherà parecchio mana. Quindi io mi ricarico il mana a 10 e parto a bomba sull'altra. Difatti lui adesso schiererà il domatore, eccolo qua. A questo punto io basta che schiero il Gigante Royale e il domatore anch'io ed è fatta. L'altra torre è andata perché quella l'ho persa e l'avrei persa comunque. E poi mi vado a difendere, tanto comunque il castello regge parecchio. Poi qui vedi, domatore è andato a torre, il cavaliere ha ucciso il domatore, nel frattempo il Gigante Royale dietro ha fatto quello che voleva e hanno sbragato la torre. Qui ne piazzo addirittura un altro, tanto ormai la partita è finita, è inutile vedere il replay, andiamo subito a vederne un altro. Ecco l'altro replay, ho abbassato un attimo il volume perché è veramente alto. A questo punto siamo un livello 8 contro un livello 8, lui ha lo gelo domatore ragazzi contro, quindi non sarà semplicissimo. Perché comunque hanno modificato la grafica dell'agelo, difatti era tipo neve all'inizio, non riuscivo a capire che cacchio era, secondo me era meglio prima, però vabbè. Hanno modificato anche la grafica del golem, per chi non l'avesse visto, adesso ha delle scaglie rosa dietro le spalle. Non so se dopo solo un certo livello, anche a livello 1. Qui a questo punto nessuno piazzava, io ho messo i Goblin Spear per fare un po' di danno, lui ha messo gli arcieri, si è deciso, a questo punto io sono andato con Domatore e Gigante Royale da un lato e non me ne sono fregato niente, ho messo Gigante Royale e Domatore. Ecco il Gigante Royale arriva per primo, prende i colpi della torre, il domatore va a torre. Lui schiara i barbari da dietro, una mossa senza senso. Poi schiara l'orda di sgherri sul Gigante Royale. Io con la scarica al 9 li faccio fuori tutti. Domatore arriva a torre senza vita, con ancora full vita, col Gigante Royale dietro. Qui mando una fireball sui barbari. Ricordate, la fireball è essenziale. Guardate il Gigante Royale quanti danni fa. Capite
casino di danni, ragazzi. Mezza torre anche il castello. Ma mezza vita anche il castello. Io sto a full vita. In pratica è stata una combo devastante. Micidiale quella combo, ragazzi. Se la lasciano andare, arriva in base in pratica. Qui la Valchiria a questo punto è gestibilissima. Lui piazza un mortaio. Ancora usa il mortaio dopo l'aggiornamento, che è stato praticamente nerfato a schifo. Io qui piazzo il domatore che va contro il mortaio. Non me lo aspettavo, però sti cazzi. Metto una bella scarica e prende tutto. Lui qua mi distrugge il cannone. Gli arcieri avanzano, non hanno vita. E domatore per lui. Io a questo punto sono veramente molto poco preoccupato. Lui fa la combo, la sull'unica combo che può fare col suo mazzo. Ma tanto i Goblin Spear là che ammazzeranno lentamente il domatore. Ho preso danni alla torre, ma non mi interessa, perché adesso il mio obiettivo saranno le tre stelle, in quanto c'è il castello con mezza vita e ho il gigante royale. E come vedete ce la farò tranquillamente. Adesso il gigante royale lo posso schierare, però non ho il domatore. Allora che faccio? Piazzo il cannone, così ho la combo. E così ho anche la difesa mentre faccio la combo, perché il cannone me lo mettete in difesa e poi mandate la combo. Qui ho mandato il gigante royale, ho aspettato il domatore e a quel punto potevo piazzare il domatore e così ho fatto. Tanto i barbari se la prendono col gigante royale inizialmente, che dà gli ultimi colpi. Il domatore arriva a torre, riesce a dare i suoi due colpi e a quel punto mando la fireball, sperando di fare abbastanza danno da lastittare poi con la scarica, ma non è stato così, perché quella è troppa vita per una scarica. Allora a questo punto devo solo temporeggiare. Metto un cannone, lui piazza la gelo, le prova tutte quante. Io a quel punto piazzo alle spalle un gigante royale, pure se perdo una torre non mi interessa. Pam, fucilata e tutti a casa. Devo dire che è un deck molto forte questo che vi sto facendo vedere. Perché? Perché è un deck veloce, 3.5. È un deck che ha comunque una struttura per difendersi, che è il cannone che costa poco, anche se è stato leggermente nerfato a livello di vita. Fireball e scarica, col gigante royale e il domatore che fanno una grande combo. Comunque gli sgherri, l'orda di sgherri per le truppe aeree o comunque per far fuori dei tank. E i Goblin e Goblin Spear che sono devastanti. Quando saliranno a 9 questo mazzo sarà devastante. Andiamo a fare un attacco in live. Manca anche una sola corona alla Crown Chest. Non puoi ricevere Paoli battaglia, puoi giocare ancora certo. E se riusciamo, ecco, un livello 9, perfetto, perfetto, livello 9, ragazzi. Allora, andiamocela a giocare con questo livello 9. Allora, vorrei partire subito di combo. Vorrei partire subito di combo. Però andare a cazzo duro con un livello più alto non conviene mai, ragazzi. Perfetto, golem da dietro, perfetto, ragazzi. Adesso gli facciamo del male a quel bastardo. Lui piazza gli sgherrini, non faranno... Io farò un pacco di danni, ragazzi, farò veramente un pacco di danni. Farò veramente un pacco di danni. Allora, qua conviene mettere questi. Qua metto questo. E aspetto che mi viene l'orda di sgherri. Che a me mi serve assolutamente questa. Assolutamente questa qua. Assolutamente questa qua. Il golem arriverà. Però, ok, perfetto, perfetto. Non la dovrebbe prendere la torre. Dovremmo chiudere più o meno la pari. Difatti è andata un po' una merda, ragazzi. Quei cosi non muoiono mai, quei cosi non muoiono mai. Andiamo di domatore. Ricordo che lui è livello 9, bombarolo livello 9. Ok, Logred dovrebbe fare il suo sporco lavoro, così è. Siamo passati in vantaggio, mandiamo una scarica qui, pick. La torre farà il resto, perfetto. Stiamo in vantaggio, però abbiamo una torre praticamente devastata. Ora aspettiamo che il mago hitta qualcosa e poi gli mettiamo subito i goblin, perché se non aspettate quello, in pratica poi lui li sciotta. Così l'abbiamo ucciso. A questo punto non conviene andare all'attacco, conviene attenderlo e aspettare qualche mossa da parte sua, perché adesso è lui che deve attaccare. Noi siamo in svantaggio perché abbiamo anche questa torre molto low life. Adesso non abbiamo neanche il cannone, so cazzi amari. Ok, lui piazza quello. A questo punto mandiamo una fireball qui e mettiamo qua, vai Goblin Spear qui. Lui a questo punto deve per forza giocare qualcosa. Oh no, ecco, l'estrattore se l'è giocato, l'estrattore, perfetto. Mettiamo il gigante royale, forse non se lo aspetta. Vai gigante royale che comincia subito a hittare il coso. Il golem è schierato lì così a buffo. Perfetto, mettiamo una scarica qui che prendiamo anche il golem. Mettiamo un cannone qui e mettiamo i goblin qui a cominciare a fargli danno. Vai. Boom. Mettiamo qui questo, questo qui. No, fermo là, testa di cazzo, pezzo di merda. Porca troia, porca. Qua ragazzi è proprio dura. Qua ragazzi è durissima, è durissima. Qui figli di puttana, 20 secondi, non ce la farò mai, porca puttana. Non ce la farò mai, vai vai vai. Ammazzate quel cosetto, ammazzate quel cosetto, ammazzate quel cosetto. Perfetto, 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 perfetto. 11 secondi, 11 secondi. 11 secondi.
No, il cannone, il cannone, il cannone, il cannone, il cannone. Scarica, scarica. Sì. Un secondo. Vaffanculo, livello 9. Succhia. 285, 292 a torre. Il deck è forte, ragazzi. Il deck è forte qui. Il gigante Royal non è che ha fatto grandissime cose, però il deck worka. Il video è per... Vediamo la ground chest che ci esce. Come vedete, dà il doppio dell'oro che dava prima. Quasi 500 in arena 7. 4 gemme invece che 2. Ne avrebbe date 2 normalmente. Spiriti del fuoco sbloccato in diretta, ragazzi. Altre due fornaci le avevo già sbloccate quest'oggi. La lapide. 51 cannoni, come vedete, da un sacco di carte in più. Da addirittura 51 carte comuni. Quindi non ci è capitato granché. Giusto qualche le carte nuove, ma non sono ancora giocabili. Intanto facciamo salire al 2 la fornace. Ma finché non sale a certi livelli non la potete nemmeno pensare di giocare. Però ecco, questi due vanno giocati in combo. E ho visto dallo sneak peek che vanno in combo con la furia. Vabbè, a parte questo casuale dal video, ragazzi, chiudiamo il video qui. Spero che il video sia piaciuto, che usate questo mazzo per voi. Ve lo metto in sovrappressione. È un bel mazzo. Il gigante Royal, dopo il buff, adesso è veramente forte, anche perché hanno nerfato parecchie cose. Quindi penso che il gigante Royal comincerà a venire usato. Un'altra carta molto forte è lo specchio, ragazzi, che hanno buffato, e sicuramente verrà usato anche quello. E però questo deck penso vada bene così, con una Fireball al 6 e i Goblin Spear e i Goblin al 9. Penso che diventerà parecchio forte questo mazzo. Detto questo, ragazzi, mettete un like, un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Da like è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Bella.